piace stare in contatto con la gente e poi ogni persona non viene solo a acquistare, si parla un po', si chiacchiera un po'. Io mi chiamo Kerstin Els e vengo dalla Croazia e sono 21 anni che sono in Svizzera. La mia formazione professionale ho fatto apprendistato di sarta nel mio paese. Mi trovo qui perché sono in disoccupazione, dopo mi hanno mandato a fare programma e dovevo fare all'inizio 4 mesi. Dopo io ho chiesto di prolungarmi altri 3 perché per non stare a casa, visto che non trovavo lavoro. Mi è sembrato buono, quando sono arrivata qui dovevo andare a smontare il computer. Dopo il cambiato che non era adatto a me, dopo ho cominciato qui il negozio. Lavoro qui perché mi trovo anche bene e poi mi piace, se non mi piacesse quindi non durerei tanto. Perciò anche questo per non stare a casa e sì. Poi c'è tanta gente che lavora qui, solo ognuna ha tutto il suo carattere, siamo tutti diversi, però è bello. Mia giornata, mi sveglio al mattino, arrivo qui, si pulisce, poi si contano i soldi se sono giusti nella fondo casa e dopo si comincia a lavorare. Si conoscono tante persone, tanti personaggi, no? Ci sono quelli che si fermano, che raccontano la sua storia o qualche problema o qualcosa, non solo che è sempre interessante, diciamo. È diverso da un negozio normale, il mercatino. Penso che è una cosa buona che uno acquista la cosa pensando che è stata utile per qualcuno e poi si può usare ancora. Non viene buttata o messa in angolo, che si può usare ancora, ecco. Ci sono tante cose, non solo un genere di cose che si vendono, anche prodotti verdura che producono qui nell'azienda, quindi... Io come lavoro, o fare commessa o fare lavorare nei alberghi, cameriera ai piani o una sarta, o anche cassiera o in qualche negozio piccolo. Ho tanta volontà di lavorare ancora, anche se ho un po' di anni. E con la mia esperienza, non solo di un ramo di lavoro, di tanti altri, diciamo che potrei svolgere. Quindi chiederei di provare per vedere se valgono le mie parole, quello che dico io.